da un'altra parte. Scandisce, vai. Voi entrate, tutto è cambiato. Fanno la scrittura. In un film, al suo arrivo si accorge di come tutto sia cambiato. Ti tagliere il tutto, mi tagliare il capo, che superai l'altro parte. Mo' c'è di fare sottile. Si lascia rinchiusi dentro la trama del loro tempo. Abbiamo cercato di fare nostro il contenuto umano di Monge Persico. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo rivissuto nello studio, nella fatica della. Non è una cosa là, è una cosa qui. Questo è quello che cambia il cuore da te. Cioè, tutte le domande che tu fai, metti anche il punto interrogativo davanti, lo indicarono mentre scorreva il sangue. Avevano bisogno di quel lavoro. Ma se qualcuno avesse mostrato una minima reazione, non sarebbe stato difficile per loro. L'SS non è semplice rispondere. Facciamo anche il 25 il museo ebraico. Cioè, le location non sono tutte museo ebraico, solo questi sono il museo ebraico, cioè voi. Gli ebrei indossano le maschere e rompono la fila, riprendono la morte. Quindi io vi chiederei, da adesso a domattina che si comincia, di rileggervi il testo. Cioè, perché quello che domani facciamo è descrivibile solo con una parola, che si chiama responsabilità. Quindi dovete sapere tutti tutto quello che portiamo. Cioè, non abbiate la preoccupazione della vostra battuta, che è comunque una cosa di cui preoccuparsi, ma di quello che insieme, con una responsabilità comune, facciamo. Quindi tutte le parole che domani portiamo sono parole che vanno ad incidere in noi che le diciamo e in chi avrà l'occasione di ascoltarci. Faceva uno strano mestiere, faceva il pescatore di perle. Non cercava eroi, cercava solo uomini degni di essere chiamati tali. Moshe Belsky ha ricercato in ogni angolo del mondo quegli uomini che hanno rischiato la propria vita per aiutare gli ebrei nel corso della Shoah. I giusti sembrano dei vinti se li guardiamo dal punto di vista dell'esito finale, ma in verità sono dei vincitori, perché escono dalla gabbia del loro tempo e diventano un esempio per le nuove generazioni. Attraverso il libro di Gabriele Missi, Il Tribunale del Bene, abbiamo cercato di fare nostro il compito umano di Moshe Belsky. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo rivissuto nello studio e nella fatica della scrittura. E oggi, attraverso il linguaggio del teatro, che tocca corde cui spesso un libro di storia non può arrivare, proponiamo testi, parole e immagini che sono il frutto di questo lavoro. Le impiccagioni avvenivano alla presenza di tutto il campo di Plazov? La maggior parte sì. Ma io ho assistito solo a due esecuzioni. Descriva la corte, l'impiccagione della corte presente. Accade nel 1943. All'incirca 20.000 persone vennero allineate a terra. Quando due di queste, tra le quali un ragazzo, vennero portate alla forca. Per quale motivo? Si diceva che il ragazzo avesse cantato una canzone russa. Lo impiccava mentre scorreva il suo sangue? Sì, lo impiccarono mentre il suo sangue scorreva. Davanti
a qualche centinaio di SS armati di pistole, mitragliette, baionette. Noi dovevamo tenere la testa alta. Era una scena agghiacciante. Eravate 15.000 prigionieri di fronte a qualche centinaio di SS. Perché non li avete attaccati? Perché non vi siete ribellati? Io non penso che quella situazione possa essere spiegata. Non penso che esista una singola spiegazione. Eravamo nel terzo anno di guerra e la maggior parte degli ebrei si trovava in uno stato di prostrazione per ciò che aveva capito in quei tre terribili anni. Questo era un punto. E poi rimaneva una piccola speranza. Quale? Gli ebrei facevano il lavoro forzato e loro, i tedeschi, avevano bisogno di quel lavoro. Rischio troppo grande, ti prego, vattene. Ma non c'è nessun altro qui, sono io, il tuo amico Moshe. Rimarrò solo per poco. Ma non capisci, io rischio la vita anche solo a parlarti. Vattene, ho detto. L'amico è più responsabile del nemico. E il torto subito da un amico fa molto più male. Moshe rivede tutta la sua famiglia, tutto è cambiato. Il paese di Zelosisce è stato occupato, è in corso lo stremamento, i nazisti vogliono tagliare la barba ad ogni ebreo, anche al padre di Moshe. Ne mi farete segni di tatuaggio. Io sono il tuo signore. Mi taglierete in tondi i capelli lati del capo. Ne ritrupperai lati la tua barba. Non mi farete incisioni in fuoco per un defunto. Ne mi farete segni di tatuaggio. Io sono il tuo signore. Le guardie naziste chiamano gli ebrei a raccolta e gridano ordini. Gli ebrei vengono presi con la forza. Gli ebrei subiscono il taglio della barba per mano dei nazisti. L'ultimo è il padre di Moshe. Gli ebrei riprendono a muoversi. I nazisti escono. Il padre di Moshe si parte con il figlio e getta la sua maschera. Fatto ciò, abbraccia il figlio. Non mi taglierete in tondi i capelli lati del capo. Ne ritrupperai lati della tua barba. Gennaio 2011, ghetto ebraico, Bologna. Ormai senza età, Moshe Beschi ci racconta come ha imparato la dignità da suo padre. E noi siamo qui ad ascoltarlo. Questi ebrei c'era anche Moshe Beschi. Nella fabbrica non si producevano armi, come credevano i tedeschi, ma si operava per salvare altre vite. Sta per appoggiare la sigaretta nel suo posacenere, poi si ferma, alza gli occhi, ritrae la mano e scorge un portacenere sulla scrivania del suo dipendente. Uscendo, con fare disinvolto, appoggia sul portacenere il suo mozzicone. L'operaio si guarda intorno e, assicurandosi di non essere visto, fuma ciò che è rimasto della sigaretta. Sono i piccoli gesti di umanità che danno la forza per andare avanti. Schindler ora parla con il dottore. È preoccupato della ragazza. È grave? Sì, è tubercolosi. Cosa posso fare per te? Vorrei una mela. Vorrei una mela, vorrei una mela, vorrei una mela. Vorrei una mela. In quegli anni, trovare una mela era un miracolo. La ragazza morì pochi giorni dopo, ma Schindler era tornato in tempo
per realizzare l'ultimo desiderio di quella ragazza, salvandole gli ultimi istanti di vita con quel forte messaggio d'amore, mostrandole il volto buono di un tedesco, infranse in lei la barriera del terrore. Moshe Belsky faceva uno strano mestiere, faceva il pescatore di perle. Non guardava alla purezza o alla perfezione, ma cercava che avesse almeno tentato di salvare una vita umana in un mare d'odio. I giusti sembrano dei vinti se li guardiamo dal punto di vista dell'esito finale, ma in verità sono dei vincitori, perché escono dalla gabbia del loro tempo e diventano un esempio per le nuove generazioni.